Pronto, pronto? Non ce l'ha lei? Qual'alba? Comincia allora. Ecco, questa terza lezione della mezzadria ha come titolo La famiglia colonica. Se vuoi andare all'immagine, è proprio una bella famiglia colonica. Si vede bene, no? Allora, come è stata definita? Famiglia colonica o patriarcale? Patriarcale perché chi ha il potere è sempre il padre di famiglia. Quindi, a questo nome, famiglia colonica o patriarcale, ciascuno di noi dà sempre delle connotazioni positive, no? Pensiamo, per esempio, al tepore degli affetti, pensiamo alla sacralità, no, dei rapporti familiari, soprattutto pensiamo all'armonia dei rapporti, perché difficilmente nella famiglia patriarcale si arrivava alle divisioni e ai contrasti. Era formata generalmente, qui ce ne sono magari anche alcuni di più, da una decina di membri. Ma poteva essere più numerosa nei poteri, molto più ampi come estensione, più produttivi, meno numerosa, soprattutto nei poteri nostri, delle colline, dell'interno, perché i terreni erano meno produttivi o c'erano meno famiglie. Normalmente la famiglia patriarcale era rappresentata da tre tipi di generazioni diverse. Quindi, il padre e la madre, che a loro volta avevano figli, poi vedremo che le figlie nella casa del padre non stavano perché appena si sposavano dovevano andare nella famiglia del marito, e poi la terza generazione che erano i nipoti. Molte volte però, e questo era il bello, cioè che noi abbiamo perso, oggi la nostra famiglia è una famiglia mononucleare, lontana quindi dai rapporti con i nonni, eccetera, mentre la trasmissione culturale avveniva proprio nell'ambito della famiglia, nel rapporto nonni-nipoti. Quindi non solo c'erano tre generazioni, ma molte volte il vecchio capoccia e la vecchia massaia diventavano improduttivi, ma non venivano buttati fuori, non erano relegati fuori dalla famiglia, ma vivevano veramente, pur non essendo persone che svolgevano un compito particolare, restavano, erano mantenuti da coloro che lavoravano e nello stesso tempo il loro capo bianco significava esperienza, saggezza, e quindi a loro era dovuto rispetto e deferenza. Ok? Pura magica. Così si vede quello che ho detto fino a qui. Eh? Come poi nella famiglia romana, che era legata al fundus, cioè alla tenuta, al potere, ogni persona in essa aveva un compito specifico, secondo l'età, l'esperienza e soprattutto la capacità. In base comunque a tutto ciò che poteva avvenire all'interno della famiglia stessa, nascite, decessi, matrimoni, i membri della famiglia aumentavano, diminuivano, eccetera. Quindi, in base a questo, il rapporto braccianti che lavoravano e terreno poteva subire delle variazioni. Vi ho detto, mi sembra la volta scorsa o 2 volte fa, che il rapporto nell'attribuzione del potere era un ettaro per ogni persona, no? Ogni persona, non i figli, ogni persona produttiva, no? Quindi chi aveva le braccia. Quindi, la ricchezza unica dei lavoratori della terra era quella di dare il proprio lavoro, le proprie braccia, per una persona che lavorava doveva esserci un ettaro di terreno. Vedremo comunque, magari non questa, ma quando ne faremo un'altra, che nei paesi collinari dell'interno della montagna, molte volte il terreno di per sé stesso non dava possibilità di nutrimento
a tutta l'intera famiglia, e allora subentravano altre cose, altre colture. Subentrava per esempio la cultura del castagno, nel pistoiese, nel turchese, nel pisano, nel grossetano, eccetera. Oppure quasi tutti avevano un piccolo gregge di ferro. Dalle 20 alle 30 ce l'avevano tantissimi, mezzadri della nostra zona. E quello era uno dei compiti che spettavano, per esempio, ai ragazzi, così come quelli che avevano diversi maiali, ma dove c'erano tanti boschi con lecci, cerri, eccetera, c'era la ghianda, i ragazzi andavano non solo a badare le tegole, ma andavano anche a badare i maiali. Allora, il rapporto, come vi ho detto, fra potenzialità di lavoro e terreno, poteva variare se variava la composizione della famiglia. Quindi succedeva anche che, essendoci state troppe nascite, bisognava per forza trovare un podere più redditizio, e allora bisognava cercare un altro. Oppure il contrario, essendo morte le persone, qualcuno che era andato via, chiaramente il terreno era troppo per quelle poche persone. Quindi la composizione della famiglia cambiava, come vi ho detto, anche a seconda delle nascite, dei decessi, dei matrimoni e così via. Vediamo ora chi è che componeva la famiglia. Il capoccio. Ecco, in un libro scritto da Monsignor Melenotti nel 1833, Il padrone contadino, si fa riferimento a questa specifica figura che è quella, lui la chiama capoccio, anziché capoccia, e quindi è il buon capo di casa, e lo descrive come un piccolo principe nella casa e nel potere, perché in effetti aveva, quindi c'è anche in bomba di lancia, aveva come il pater familias, nella civiltà latina, aveva tutti quanti i poteri, non certo come il padre di famiglia nel latino, aveva il potere di uccidere, di esporre, quindi tutti i poteri ce li aveva. Questo invece aveva poteri sull'amministrazione della famiglia, dei lavori, della composizione della famiglia, delle attribuzioni, aveva la rappresentanza legale, perché era lui che aveva firmato, anche se con una croce, il contratto di vita prima. Quindi, di fronte al padrone, di fronte al mondo esterno, lui rappresentava la famiglia. Per cui anche il terreno, il potere, no? Si diceva sono di Tizio, sono di Caio, sono arrivato da Caio, come se lui fosse il proprietario della terra, in realtà era colui che come figura rappresentava la terra, il potere e la famiglia. Allora, la sua firma, c'è scritto lì, spesso una croce, era un impegno vincolante per tutta la famiglia. Era lui che dirigeva tutte le attività del potere. Quindi ciò che decideva lui era indiscusso e indiscutibile. L'aveva detto, e quindi lui, quello che aveva detto diventa la legge per tutti i membri della famiglia. Ci siamo meravigliati, no? Negli anni 60, quando uscì fuori il libro di Gallino Reglia, Padre Padrone, ma in realtà la società mezzadrile era questa. Pur avendo però un rapporto forse molto più umano da parte del capoccia nei confronti dei membri della famiglia rispetto a quello che era effettivamente un despota famiglia. Alla morte del padre, chi è che diventa la capoccia? Normalmente il primogenito. Farò vedere dopo che il primogenito aveva un compito specifico nell'ambito familiare, perché era il cosiddetto biforco. Vediamo, poi non si dà del biforco a tutti, quando si vuole offendere qualcuno. In realtà era una figura molto importante nell'economia del potere. Quindi gli altri figli, che difficilmente a questo punto potevano aspirare a diventare capoccia, preferivano trovare o nuove attività o nuovi poteri. Molti uscivano e andavano a fare lavori presso artigiani, in altri settori.
un settore anche particolare era quello che molti che uscivano dalla famiglia andavano per un periodo di tempo, ci sono avute persone che anche a 40 anni avevano la qualifica di garzone, andavano a fare garzoni in altre famiglie contadine. E il garzone non è che iniziale, aveva solo il mantenimento. La cosa importante era che cominciava a prendere tutte le qualità del tipo di lavoro che avrebbe dovuto svolgere e quindi diventava un periodo qualificante, quindi era proprio una specie di apprendistato. Allora, nell'ambito della famiglia, figli, nuore, nipoti, vangavano, sappavano, aravano, potavano, concimavano, andavano a piegare le viti, facevano tutti i lavori possibili e immaginabili sotto la direzione del capoccia e tra di loro tutti di comune accordo. Il capoccia passava, dava loro consigli, diceva guarda ti hai sbagliato, fai così, e in certi casi, quando proprio il lavoro era veramente arduo, duro, c'era qualcosa che nessuno aveva mai provato, poteva trovare la soluzione, era lui che si metteva lì e faceva vedere cosa si faceva. Allora, proprio per questo tipo di rapporto, che esigeva rispetto, che esigeva in un certo senso deferenza, a capoccia tutti davano del voi. Gli unici che potevano deviare e fare eccezione erano i nipoti che qualche volta il nonno dava del tu. E lui, proprio per questo tipo di discorso, come vi ho detto prima, di rappresentanza col mondo esterno, andava una volta alla settimana al mercato più vicino, perché doveva anche informarsi, cioè doveva sapere quali erano i prezzi dei prodotti agricoli, chi avrebbe potuto vendere, se incontrava dei sensali per poter piazzare le mucche, le vacche che aveva nella stalla. Si interessava del bestiame, della monta taurina, cioè di tutte le cose che potevano portare a una gestione diversa anche del potere. Gli antiparassitari, perché gli antiparassitari, come sapete, sono un'invenzione della seconda metà dell'Ottocento, no? Quindi dal 1840-60 in poi iniziano a essere introdotti anche gli antiparassitari e quindi diventa una coltivazione un po' più redditizia. C'era poi da dire che tutto quello che lui conosceva lo aveva ricevuto dai suoi predecessori, cioè è il discorso dell'insegnamento che è la trasmissione culturale da una generazione a un'altra. Per cui oggi noi abbiamo perso e perdiamo nella nostra società questo rapporto che lega i giovani di oggi, le persone, diciamo, della seconda età di oggi, a quelle che erano le generazioni precedenti, ai nonni, e i nonni non hanno più o quale rapporto con i nipoti, per cui non c'è più la trasmissione di tanti usi, costumi, valori che avevano gli anziani e che purtroppo non vengono più trasmessi ai figli di oggi. Quindi riusciva, perché gliel'avevano insegnato, a prevedere le variazioni meteorologiche, quando Nogola mette il cappello, i barbigini o le tallonde. Oppure osservavano gli animali, quando le galline si rintanavano, veramente c'era qualcosa di facevole in giro. L'abbaiare del cane, no? Quindi da tutti questi fenomeni riusciva a stabilire quali potevano essere anche le successioni, no, del tempo, dal colore del tramonto, guardando il sole, sapeva sempre che ora era, non per lui, e teneva l'influenza delle fasi lunari sulle attività agricole, per cui il famoso sesto taglio Baccelli, che ogni anno viene edito, che cosa sta a indicare? Lì c'era una piena luna. Allora, non seminare, fallo, eccetera. Oppure sapeva innestare,
Aveva anche qualche nozione rara di veterinaria, perché se il vitello nasceva male bisognava essere arrangiato. Era un buon cacciatore, cioè era una persona che aveva tante qualità, poteva avere anche dei difetti, però normalmente lo leggevo prima insieme al nostro Alberto. In molti libri si fa riferimento al fatto che il capoccia di regola doveva essere uno zittello. Perché? Perché dicevano gli economisti del 700 e dell'800, se il capoccia è sposato, finisce come fanno i genitori con i propri figli e non con i figliastri, a vantaggiare i figli, no? Invece normalmente questo non succedeva, anche perché c'erano vincoli talmente forti che nessuno cercava di tirare l'acqua al proprio mulino. Vediamo, l'altra persona invece che era veramente importante era la massaia. Di regola era la moglie del capoccia, oppure poteva essere la sposa di uno dei figli che da più lungo tempo era entrata in famiglia. Quindi era quella che si era sposata per prima, che era entrata nella casa. Aveva il pieno comando della casa. Organizzava il lavoro delle figlie, delle nuore, delle nipoti, sovrintendeva l'educazione dei nipoti. Era lei che gli insegnava il catechismo e magari insegnava anche le preghiere, naturalmente in quel latino scoppiato, no? Che studiava nelle campagne, assegnava le razioni, perché era lei che passava a segnare le razioni. Quando aveva cucinato, serviva lei, per ultima si serviva per sé e faceva le dosi in modo che nessuno potesse avere meno di ciò che desiderava avere. Quindi era una donna che aveva anche un certo occhio. Dirigeva poi, vedi, ci potevi essere te una terra, dirigeva il confezionamento del vestiario, amministrava il ricavo della vendita di tutti i prodotti del pollaio, perché, come vedremo, il pollaio era compito suo, così come il compito suo era l'orto. Acquistava le stoffe, le calzature, sali, medicinali, tutto ciò che naturalmente poteva essere di utilità alla famiglia, soprattutto dalla vendita del peli del coniglio, come vi ho detto 2 volte fa, o dalla vendita del pollaio, dalla vendita delle uova di anatra, no? Che erano molto ricercate, poteva acquistare materiale per fare il cosiddetto bio più. Tutto ciò che c'è, corredo delle cose, bravo, 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 corredo delle cose. Ora, l'unica autorità a cui sottostava naturalmente era quella del capoccia, e si diventava massaia di regola quando il marito diventava capoccia. Una domanda. Se moriva il capoccia, la moglie ovviamente, come già sempre succede, compava, stava lei Lei era o sempre, no, no, lei era sempre massaia. Però attenti bene, la massaia con l'andare del tempo cominciava a delegare compiti, no? E naturalmente, siccome in casa le figlie non c'erano, doveva sempre trovare una delle nuore che aveva la capacità di sostituirla. Poi abbiamo scritto qui che la massaia puliva personalmente al pollaio e all'orto. E vendeva tutto quanto e cedeva a fabbisogno familiare, proprio per poter avere dei soldi con cui gestire le varie necessità. Andiamo avanti, ecco, cosa c'era? No? Si è andato un po' troppo. Scarpe, indumenti, corrette, eccetera. Come era organizzato il pollaio? Beh, di regola c'erano sempre una trentina di capi tra galline e polli e uno o più galli. Senti bene, i galli venivano poi destinati per lo più a diventare capponi, e come vi ho detto la volta scorsa, ogni anno si faceva un gallo nuovo, ovvero gallo vecchio, invece si tirava il collo e si mangiava. Vi erano inoltre anatre, galline, faraone, paperi e piccioni. C'erano le gabbie, in cui c'erano conigli, e all'incirca si aveva la possibilità
gestire 60-70 conigli alla volta con 7 o 8 partrici, e costituivano poi la dieta di carne della famiglia, perché non si andava quasi mai al macello, salvo occasioni particolari, per un matrimonio o una comunione, ma per il resto la carne che si mangiava settimanalmente, perlomeno la domenica, era quella di coniglio. Oppure la carne che si mangiava erano gli uccellini che scappavano ragazzi con le tagliole, o con l'acci o con la pane, con l'aiuto delle fratelli più grandi, o dei ricci, o degli istrici, sempre con gli stessi accorgimenti, oppure la selvaggina che il capoccia, bravo cacciatore, riusciva a ammazzare, quindi facendo il bene. Il cinghiale venne un po' dopo, è arrivato a invadere i nostri territori. Quando io ero un vecchio, quindi intorno agli anni 50, che addirittura furono proprio sperperati, come ora. Cioè, facevano danni enormi, e mi ricordo che l'ammazzarono tutti, cioè, non si trovavano più. Sono poi ritornati negli anni 80-90. La massaia aveva necessità che qualcuno però gli vandasse gli occhi. Quindi erano gli uomini che mandavano l'orto. E come vi ho detto la volta scorsa, alcuni degli ortaggi più importanti, come pomodori, fagioli, patate, non si coltivavano nell'orto, ma si coltivavano in campo aperto. Per cui quello era un compito degli uomini di casa. E i lavori domestici aveva molte volte l'aiuto delle figlie e delle nuore. Ecco, qui vedete, ci sono due immagini. Tanto uno dei compiti più importanti era quello di fare il bucato, su cui ritorneremo un po' da ultimo. Mi sono messo qui una delle conche del bucato che si utilizzava in Lunigiana e Garfagnana. Noi ce l'abbiamo sulla nostra casa, per poterla tirare fuori integra ci abbiamo fatto lavorare tre operai per 3 giorni, perché non si voleva andare a rompersi. Quindi è enorme, ma è tutta incassata, era tutta incassata dentro il muro. E ha doppia utilità. Ci serve per fare il bucato e d'inverno ci si mette anche la legna per il camino che è accanto. No? E la figura accanto invece è quella della nonna della famiglia che ha raccolto in una veglia sull'aia d'estate i libri e gli racconta loro le cose. Avanti. Quindi faceva il bucato, predisponeva le provviste per l'inverno, quindi tutto ciò che si raccoglieva molto veniva imbarattolato. Quindi faceva le conserve, le martellate, faceva la giardiniera con gli ortaggi, pensava alla frutta secca e così via. Ricordate la volta scorsa che ho parlato della famosa forma di fichi, no? Quindi molti prodotti venivano fatti, fabbricati utilizzando il calore del sole nel periodo estivo, per cui il pomodoro secco, i fichi secchi e tante altre cose, però normalmente la frutta invernale, le pere, le mele invernali venivano messe su in soffitta nei graticci o seccaiole che stavano lì. E venivano utilizzati poi dopo. Accudiva quindi al pollaio, faceva il pane, puliva la casa, coltivava l'orto. Ho detto che era molto religiosa, insegnava la dottrina dei preghieri ai figli con un linguaggio semplice, pronunciando approssimativamente da tutti. Si occupava anche del comportamento, questo ve la voglio leggere perché è bellina, del comportamento sessuale delle figlie, controllandole continuamente durante il fidanzamento, programmando il matrimonio, perché diceva ci si sposa quando ci sono soldi, però non pensavano solo alle figlie, ma addirittura, su un testo si legge, si interessavano molto anche del comportamento sessuale delle nuore, e gli dicevano scansare figlioli è peccato e ne patisce il marito. E questo era vero, perché la ricchezza era quella di Cipro,
Però attenti bene, se veniva disgraziatamente in visita al padrone, i figli piccoli li rimpiattavano, perché più figli c'era, più bocche c'era da sfamare, c'era la possibilità che qualcuno riuscisse a rubarsi qualcosina, no? Quindi, nella paura che al padrone non arrivasse tutto ciò che gli era dovuto, rimpiattavano i figlioli. Preparava anche il loro corredo sin da quando erano piccole e non ho potuto mettergli una bellissima immagine che era quella dall'albero degli zoccoli della veglia serale, così vedevano le donne e gli uomini che parlavano, nello stesso tempo le donne una faceva la calza, una cucina, eccetera. Quindi facevano il corredo durante le veglie. Poi era una donna che, come tutte nella solita tradizione popolare, aveva imparato a conoscere le piante, sia le piante selvatiche sia le piante medicinali, le raccoglieva per poterle utilizzare al momento opportuno, per cui in casa c'era sempre la camomilla, la lavanda, malva, cresciolo, basilico, rosmarino, salvia, timo, no? Quindi erano sempre presenti. Adorava i nipotini, ai quali spesso faceva dei piccoli regali, ma diceva sempre: "Ulli, ulli, se li passi li trastulli", no? Cioè, dovevano essere comunque le madri a accudire i figli. Poi pure avanti. Oh, allora, col passare degli anni, come vi ho detto, lei delegava i compiti. Le nuore, molte volte, ve l'avevo già accennato, avevano la possibilità di avere sia un loro allevamento di conigli, una conigliera, o anche un pollaio separato, perché anche loro chiaramente avevano necessità di comprarsi qualcosa, quindi non dovevano essere sempre a chiedere alla suocera, no? Eccolo, questa è la figura. Dopo il capoccia, la figura più importante della contadina. Bifolco. Allora, chi era il bifolco? Ve l'ho già spiegato la volta scorsa, lo ripeto qui. Bivultus o Buvultus. Colui che aveva il bifolco, che aveva la possibilità di avere un rapporto costante e continuo con le bestie, post bovis, del potere, e attenti bene. Da questo termine è derivato bionica, che è la quantità di terreno che un colono, un biforco, poteva arare con due buoi in una giornata. Sulle nord Italia addirittura si continua ad avere come unità di misura proprio la bionica, no? Allora, aveva il compito quindi di stare dietro alle bestie, di curare la stalla, vedete lì che c'è questo che sta arando. Abbiamo visto la volta scorsa anche come si chiamavano le varie zone su cui girava con le bestie e con l'aratro, davanti proprio. E normalmente era il primo giorno, ma soprattutto doveva avere un rapporto speciale con le bestie, perché era lui che doveva avere da loro la fiducia incondizionale, cioè avvicinandosi. E non subire danni, quindi avere l'obbedienza anche solo ed esclusivamente con la sua presenza. Quindi è nell'ambito della famiglia Mezzadrille il vice capoccia, cioè colui che al momento della morte del capoccia gli sarebbe un po' subentrato nel cuore. Biforco aveva questo compito, quindi di arare e portare le bestie, di averle pronte, no? È come se uno che c'ha le valigie la mattina bisognava andare un pochino a farle scaldare e lui doveva far scaldare le bestie.
Perché come sapete i buoi, i bovini, hanno questa digestione che è molto lenta, no? Sono 4 stomaci, per cui ci vuole un po' di tempo prima che possano avere le calorie giuste per partire impegnati in un lavoro che è piuttosto pesante e forte. E allora si alzavano presto. Quando addirittura si iniziava a arare la mattina, presto presto, si alzavano di notte, sempre per lo stesso motivo. Quindi governava il bestiame o ricavava la stalla, si diceva in questo caso, okay? E poi andava a lavorare nei campi quando appunto gli animali avevano ingerito il pasto e erano pronti. E il problema è che queste persone avevano comunque una impossibilità o quasi di avere tempo libero, perché il lavoro della stalla implicava una continua presenza. Quindi, quando si alzava di notte, chiaramente non è che avesse l'erba e le portava fuori a mangiare, doveva anche far quattrini foraggi, il materiale sufficiente per potervi governare, il fieno, foraggi piuttosto duri, eccetera. L'erpicatura è l'operazione con cui, attraverso l'erpice, che è uno strumento particolare che ha delle punte, si passa sul terreno e viene spianato, no? Allora, compito principale di voi era la rapina, ma i buoi servivano per i trasporti, il trasporto della legna, il trasporto del fieno, il trasporto della paglia, il trasporto del letame, del grano. Quando poi, dove c'erano le vigne, si doveva anche fare la vendemmia, portavano le vigne da campo fino alla loro cantina, ma più delle volte il vino veniva poi portato invece nella cantina più grande, che era quella della fattoria. Anche per la sede, anche per andare, come vi ho detto la volta scorsa, c'era un carro particolare per ramare, eccetera, sia gli olivi sia le viti. Vediamo, siamo arrivati alla generazione seconda, i ragazzi della Casa Colonna. Allora, i nipoti dei Capoccia di regola nascevano in casa e, in attesa della daria, della levatrice, se le cose si mettevano molto bene, ma c'era bisogno comunque di assistenza, chi era? Era la massaia, che era la più esperta a dare una mano, a impegnarsi in questo lavoro. Tanto più che, io l'ho scritto perché è interessantissimo, la mortalità infantile era molto elevata sino ai primi anni 80 dell'Ottocento. Cominciò poi a scendere al di sotto del 30% per attestarsi fino al 20% alla fine del secolo scorso. E tutto questo nei cimiteri di paese era dimostrato dalle statuine degli angioletti, Il secolo sempre eccetera. C'è un altro discorso però importante, che molte volte morivano perché magari avevano una posizione fetale un po' particolare, oppure subito c'erano problemi alla nascita con certe infezioni. E allora succedeva anche che si arrivava alla balia, poi lo vedremo quando faremo qualche altra volta le varie cerimonie, il battesimo, eccetera, era la balia che impegnava a fare il battesimo e poi lei andava direttamente dal parroco a dirgli: ho dato il battesimo a questo. Perché, come ben ci ha spiegato diverse volte il nostro Sandro Becchi, la concezione del tempo era quella che ancora si faceva agli inizi del Medioevo: i ragazzi non battezzati andavano al limbo, per cui ciascuno di loro cercava di battezzarli il prima possibile. Allattamento. In regola venivano allattati al seno, però, come è successo a me, che la mia mamma non ce l'aveva, sono stato allattato al latte di capra. E questo non mi piace per niente.
quando erano in grado di camminare, venivano lasciati liberi nell'aria a giocare con gli animali del cortile, eccetera. Cioè, tutti sbrindellati, cioè, con poi i vestiti addosso, crescevano in condizioni igieniche piuttosto precarie, i curanti li buttavano fuori, no? Basta buttarli fuori, sia alle intemperie d'inverno sia al caldo d'estate. E quindi è chiaro che i più gracili e i più deboli si ammalavano. La mia nonna mi diceva sempre, dicevano, se campita, levo. Non è che si preoccupavano molto, no? Figlioli ce n'avevano tanti, per cui allora non esistevano chiaramente né vaccini né antibiotici, e quindi la cosa era veramente triste. E già da 4-5 anni li abituavano a fare dei piccoli lavori agricoli, poi a 6 anni iniziavano la scuola dell'obbligo, e qui succedeva la casotto. Perché da noi i poveri, ripeto, erano poveri sparsi in aperta campagna. Per cui con me a Castellina venivano ragazze, venivano da Montemagro, erano 5-6 km all'andata e 5-6 km al ritorno. E poi la maestra si meravigliava che non faceva la lezione. Ragazzi, era già tanto se venivano e si arrivavano. Quindi, per partecipare alle lezioni a piedi, magari con degli zoccoli o delle scarpe, che a quel tempo, almeno ai tempi, c'erano le scarpe chiodate, no? Dure e di vacchetta, quindi con qualsiasi condizione, Un sì, condizioni meteorologiche tremende, e soprattutto vestiti con abiti smessi da fratelli più grandi, il giacchetto che arrivava laggiù in fondo, e purtroppo poi a termine del primo ciclo si è evoluto, no? Prima era la scuola d'obbligo, fatto la prima riforma, arrivava fino alla seconda, cioè alle prime 2 classi, poi dopo è diventata fino alla terza, ora poi è diventata ciclo, primo ciclo finisce la seconda elementare, poi c'è il secondo ciclo, terza, quarta e quinta. Quando avevamo fatto il primo ciclo bastava saper fare la croce e scrivere a partire il proprio nome, e a scuola non ci andavamo più. E quindi iniziava il tirocinio di vita nel colere, andando dietro a fratelli più grandi, guardando il nonno, guardando lo zio, riuscivano piano piano, facendo tirocinio, a imparare tutti i tipi di lavoro che necessitavano nell'ambito del potere. Quindi alla maggiore età erano in grado di svolgere i vari compiti. Okay? I più piccoli d'estate li mandavano a raccogliere frutti selvatici, fragole, noci, nocciole, oppure se c'erano dei pini vicini, anche in autunno raccoglievano funghi e castagne. Ho detto, se nel podere poi c'erano pecore o capre oppure maiali, allora spettava il compito di portarli al pascolo, e quindi badava le pecore. E questo perché? Perché dovevano avvisare che queste bestie andassero nell'orto, immaginate, no? Nella vigna, oppure laddove avrebbero potuto rovinare le raccolte, quindi anche nei campi di grano. Come vi ho detto già prima, raggiunta la maggiore età, erano in grado di svolgere compiti autonomamente nell'ambito della città. Questi erano ragazzi, poi ragazzi crescono, diventano giovani, e allora poveri giovani lavorano da sole a sole. Io avevo scritto una battuta a Garetto, nel comune di Chiambi. Non solo lavoravano da sole a sole, ma li mandavano a letto tenendo un sasso nella mano. E nel sonno, come fai a te? Lascia andare il sasso, si svegliavano soprassalto, ripartivano e andavano a lavorare. Quindi, da sole a sole. Ma è una battuta. No, aspetta, lo facevano davvero. E nel periodo di maggiore impegno, proprio
quando i lavori erano drogati, cioè da Fantasemina, da Legna, eccetera, addirittura lavoravano anche la domenica mattina. Perché nonostante tutto c'è questa tradizione religiosa, di cui poi vi parlerò, che era talmente insita che avevano addirittura gli orari, no? Quindi i giovani insieme al capoccia andavano alla messa delle 11, mentre la moglie, che doveva cucinare, eccetera, eccetera, andava alla prima messa. Quindi ognuno di loro aveva anche un orario particolare. E quindi andare la domenica mattina al lavoro significava prendere anche la messa, no? L'unica occasione che avevano i giovani per incontrarsi era appunto la griglia che si faceva nelle case oppure durante le funzioni religiose, che allora ci si spicciava, no? Questi sono giovani di una famiglia, partire avanti. E allora cosa succedeva? La vera occhiata, l'aspetta all'uscita della chiesa, gli va un pochino dietro, dice ciao, buonasera, buonasera. Quindi inizia piano piano il corteggiamento per poterle conoscere e al limite, se proprio ci si incontra, avere un'eventuale relazione, che lo scritto lì era fatta di tanti sguardi, no? Poi dopo, se le cose andavano avanti, la madre chiedeva al sensale, attenti bene, il sensale era un po' qui da noi, eh? Però in realtà nella zona di Certaldo, nella zona di Pistoia, lo chiamavano Cozzone, uno che faceva accozzare le coppie. E come ricompensa della cozzonatura, tutte le volte si diceva ti regalerò una camicia, no? Al sensale. Il quale sensale prendeva informazioni sul pretendente, sul potere dove abitava il pretendente, quali erano i suoi parenti, quali erano le condizioni, eccetera. E allora, se tutto filava bene, il giovane veniva invitato ad andare in casa e iniziava il fidanzamento regolare, che di regola durava 7-8 anni. Attenti bene. Antonio la racconta la battuta dell'amore d'aprile. Allora, nella zona di Chiani, Castellina di Barbella, si dice sempre: non vorrei mica fare l'amore come faceva Aprile. Quest'Aprile e la sua ragazza, non so come si chiamasse, erano stati fidanzati 7-8 anni. Poi, al 25esimo anno di matrimonio, si lasciarono per incompatibilità di carattere. È bellissimo. Allora, spesso la famiglia però, le famiglie dello sport e della scuola si conoscevano da tempo, magari perché stavano nel potere vicino, oppure avevano magari vincoli di amicizia o di parentela e quindi li conoscevano. Tutte le volte però c'era qualcuno, come spesso accadeva, negli scambi fra i paesi vicini, Castellina di Barbella, Cecina, Rosignano, no? Tra i nostri tempi, e diventava un po' un problema, perché venivi dal nemico, quindi del paese vicino, da sempre nemici, guardati di malocchio, e quindi bisognava per forza che ci fosse qualcuno che eliminava questa barriera attraverso l'informazione, eccetera. Allora, si va pure avanti, con il matrimonio la ragazza andava a vivere nella casa del marito, e lo raccontavo ieri ai miei ragazzi al latino. Cioè, non era una cosa strana. Comunque, mi ho spiegato ieri che era San Valentino, il matrimonio e il fidanzamento nel mondo latino. Per cui c'era questo, che la ragazza andava a vivere nella casa del marito, però il pranzo di nozze e la festa dovevano essere fatti e pagati dalla famiglia della sposa, e di regola la suocera e la nora più vecchia non si presentavano al pranzo di nozze, perché aspettavano la nuova nora in casa, e appena arrivava girava il mestolo
La granata e il grembiale. Cioè, quindi ferma buona perché qui comando io e te. Okay? Vediamo allora la vita contadina. Ho messo galli perché erano loro che davano la sveglia la mattina. Quindi nei campi si lavorava dall'alba al tramonto e prima acciarsi l'abbiamo già visto, era di forco. Poi dopo il biforco, piano piano, si acciavano tutti gli altri. Attenti bene, la colazione raramente vedeva la famiglia unita perché ognuno di loro mangiava secondo il lavoro che doveva svolgere separatamente dal resto. Dei componenti. Cosa si mangiava la mattina? Beh, la mattina è stagione fredda, quindi rivoltita, zuppa riscaldata, salumi per gli adulti, caffè e latte a base di orzo per i bambini. E d'estate invece si mangiava panzanella o salumi. E questo poi è anche il tipico pranzo che si faceva. Per abbreviatura, no? La panzanella, il burattino, eccetera. Mentre la colazione, l'ho detto, ognuno se la faceva per conto suo, per quanto riguardava il pranzo e la cena, si ritrovava tutta quanta la famiglia insieme, quindi con calma si mangiava, chiacchierando del più del meno. Naturalmente, questo non l'ho detto prima, ma il capoccia approfittava dell'occasione del pranzo e della cena per informare gli altri, era molto democratico, come noi, vero Antonio? Voi fate le cose e poi informate gli altri. Se siamo d'accordo, si va tutti perfettamente d'accordo. E lì è uguale. Cioè, lui decideva, si informava e poi a tavola ai figlioli, perché le nuore non contavano un tubo, ai figlioli si diceva: guarda, succede questo e questo, e quindi loro venivano in forma. Il pasto iniziava sempre con la minestra, che poteva essere di pane e pasta, o solo brodo di verdura. Secondo, sempre legumi, formaggio o uova, e quindi i prodotti dell'orto. La carne quasi mai si utilizzava durante la settimana. Se si utilizzava, doveva essere coniglio o maiale. E nei mesi autunnali, se avevano avuto fortuna, il capoccia col fucile e i ragazzi con l'andare a mettere le tagliole, la selvaggina. Nell'orto avevano di tutto, quindi gli ortaggi c'erano durante tutto l'anno. Però gli ortaggi tutti sfusi, proprio per l'utilizzo che ne facevano, messe di verdura, di pane, eccetera, erano i fagioli, le carote, le patate, i cavoli, i porri, le cipolle, gli zucchini. Molto, molto coltivato era anche il lardo, perché oltre a utilizzarlo per il pane abbrustolito, strusciato e con l'olio o per altre cose, nelle salse, eccetera, era soprattutto messo per la conservazione della carne di maiale. Per la lavorazione del maiale. Sì, ora quello però non l'abbiamo fatta quella parte di acqua, c'è anche tutta la, cioè come si curavano. Quindi in effetti l'aglio veniva utilizzato al di là del fatto che i germi dicevano che ci resistevano, ci davano una tanfata. Per cui è vero, però lo facevano per esempio per i bagni, per diverse cosette, no? Ho letto l'altro giorno, ora poi si vede, si analizza. Quindi c'era poi il radicchio e l'aglio, le rape che coltivate in pieno campo perché erano un cibo per le bestie, venivano utilizzate soprattutto con le cime, per cui si faceva le cime di rapa, erano buone. Si coltivavano i cardi o gobbi, e non solo il carciofo veniva utilizzato in questo modo, ma addirittura quando sfioriva, avete visto il bel fiorino blu, eccetera, con quello si faceva il taglio, per cui veniva utilizzato questo fiore secco
anziché lo stomaco dell'agnello. Quindi i pastori utilizzavano lo stomaco dell'agnello, e laddove invece non c'era grande possibilità, ma c'era appunto il latte prodotto dalle mucche, si avanzava un po' di latte e lo accagliavano, e ci facevano formaggio. Non so, ma tirando su tutto ciò che avanzava, il liquido si era con dei piccoli pezzi, veniva ricotto e quindi diventava ricotta. Fatta la ricotta restava siero. E da qui detto, io so che molti andavano a chiedere il siero a chi faceva il formaggio perché era un ottimo lassativo e un rinfrescante. E veniva mangiato col pane. Pure avanti. Dunque, la frutta era disponibile chiaramente quando era tempo, quindi in certi mesi c'era tanta frutta, in altri mesi magari la frutta non c'era, però nel podere di regola c'erano tanti tipi di alberi da frutto, e attenti bene, come ho detto le altre volte, c'era comunque l'obbligo di mandare la frutta, le primizie della frutta, al fattore o al proprietario. Quello che era più abbondante era il frango domenicale. La massaia faceva, si viene da te, Donatè, si viene da te, e faceva la pasta, quindi la spianatoia, la farina, un po' di acqua oppure le uova, poi la spianava al mattarello, formava la sfoglia sottile sottile e poi la faceva asciugare, la ripiegava, versandola sul centro, ci faceva la matassina. E dove la buttava? La buttava nel paiolo che doveva bollire bene sopra il fuoco perché altrimenti si attaccava. Quindi, questo con cosa la condiva? Faceva un sugo che era buonissimo, il sugo di coniglio fatto con il fegato di coniglio, con la testa tutto tagliato a pezzettini e poi con sedano, cipolla, carota, pezzettini. A cui poi, perché era diventata ormai di moda, si aggiungeva la conserva di pomodoro. A questa pasta seguiva sempre o il coniglio nudo con patate, o a volte anche arrosto, e verdure oppure olive secche fatte in fondo. Poi, a seconda delle occasioni, si terminava col vinsanto, cantuccini, che però questi sono tipici della zona più interna. Corollo, schiacciate di Pasqua, cenci, tutti fritti. Io ho preso tutti i nomi delle varie zone. All'Elba, per esempio, c'era la Portella. Poi c'erano, durante la Quaresima, si facevano i quadranelli, quadrinelli, che avevano la forma delle lettere, perché durante la Quaresima non bisognava parlare se non con le lettere, perché le lettere rappresentavano la parola di Dio, quindi in quel periodo si facevano queste cose. So, per esempio, in montagna da noi fanno i Befanini, Neci, quella è la castagna, cioè proprio come dolce, no? Neccio è primo, secondo, terzo, è tutto, per Con la quello con la ricotta, con il birotto, soprattutto. E poi, durante, per esempio, il carnevale, nelle nostre zone a Volterra li chiamano migliacci, non si chiamano miglieci, però in realtà il migliaccio in quanto tale è sempre qualcosa che comporta il sangue di maiale, perché siamo nel periodo chiaramente del carnevale, prima della Quaresima. Poi che cosa c'è? Corolli senesi fatti con l'anice, la garbagnana che c'era la quasimata fatta con l'uvetta e l'anice, quindi i pan di ramerino, A Campiglia c'era schiacciata. la schiacciata, sì. Quindi ce ne sono tantissimi, no? Quanto con gli anaci, perché Sì, certo. gli anaci hanno Schiamano. delle depurante, aiuta a Infatti è proprio periodo. Allora, carnevale, no? Carne in levare, cioè non si può più mangiare la carne, si è fatto un'invasione indebita, si è mangiato il grasso di maiale, eccetera, per cui bisogna
con questo periodo inizia quantomeno la primavera, bisogna purificarsi, eccetera. Per cui un pane tradizionale era proprio il pan salato, cioè quello fatto con pane, acqua, semi di anice e un pochino di sale. E poi è diventato anche il pane della Pasqua. No? Allora, andiamo avanti, dai. Vino. Ecco il vino. No, questo succedeva la domenica sera, la sera, veniva, c'era anche il fidanzato della figliola, e allora si serviva minestra in brodo, anatra o più raramente, perché il pollo adesso è la ragazza nostra, e verdure. Il pollo veniva sempre fatto in casi particolari, o per malattia o per le queste, perché dava forza in Italia. Se no, di regola il pollo si vendeva, non è che si mangiava. Il vino non era pregiato. L'anatra non è più grassa del pollo. Sì, pensavo lì. Ah, Proprio per quindi quello. dovrebbe essere Proprio per quello. Che faceva meglio. sicuramente. È comparsa. Sì. Il vino che è conservato in cantina non era certo buono come quello di oggi. E allora c'era anche un'altra cosa, che normalmente nelle famiglie contadine si beveva il vinello. Perché? Perché si risparmiava il vino buono e si vendeva, quindi con quello erano soldi che venivano più. Poi, come vi ho detto, nella distribuzione dei prodotti, il mezzadro normalmente aveva il 50% del prodotto, nel caso del vino i 2/3 erano per il mezzadro e 1/3 era per il proprietario. Quindi più vino si risparmiava, più si vendeva e più si poteva avere dei soldi. Soldi che poi servivano, insieme a tanti altri piccoli risparmi, a mettere lì un gruzzoletto, e come è successo molte volte, piccoli poderi sono stati acquistati dal mezzadro. No? Come si faceva? Beh, si faceva un po' di stringa, pure si metteva la vinaccia a fermentare, dentro ci si metteva l'acido citrico e un po' di acqua, e diventava frizzante, piacevole. Era una bella birra, aveva un grado e mezzo, quindi lo potevano bere sia le donne che a bimbi, non faceva male a nessuno. Il vino dolce invece. No, il vino dolce è diverso. Ah, il vino Ah, dolce si fa fermentare l'uva, sì, però ci vuole le tazze, ci vuole un sacco di tempo. E quello, Antonio, segnalo che lo devo scrivere. Sì, ci vuole le tazze. E goccia a goccia, certo. Allora, in questo modo si riduceva il consumo del vino buono, che veniva quindi destinato alla vendita. E poi la cosa bella dei rapporti con gli altri, vi ho parlato delle opere e della vicenda, no? Cioè, quando c'era bisogno, da famiglie contadine vicine si prestavano, no? Il lavoro, eh? E quindi c'era quel tipo di rapporto, ma il fatto di stringere affetti, legami, era quello della veglia, che poteva essere d'estate la veglia primaria, ma si faceva un po' meno, perché quando ti hai lavorato dalla mattina presto e ti vai a riposare, c'è il fresco, devi cercare le piante e magari più cose. Però molte volte si poteva fare anche la veglia sull'aria. Oppure d'inverno si faceva la veglia vera e propria. Anche questo però è dopo, ai nostri tempi, noi siamo di quel periodo lì, sì, è vero, si faceva in cucina davanti al camino. Perché? Perché in effetti, se voi ci pensate bene, le uniche due stanze dove si poteva stare e c'era tepore, erano la cucina, perché c'era il focolare, e la stalla, perché c'era il piatto delle bestie. Poi un pochino di fieno qua e là continuava a tappare i buchi e restava un po' più caldo. Normalmente la veglia si faceva nella stalla. Quindi allora, nella stalla si lavorava, si parlava, ci si scambiava le idee, i ragazzi aspettavano che si raccontassero le novelle, e poi
si faceva un po' di maldicenza, un po' di gossip, no, insomma, qualche volta nelle famiglie molto religiose si recitava il rosario, e quindi era il momento opportuno per iniziare a dare amicizia e il legame di parentela. D'estate, invece, di regola, si andava a letto presto, perché la mattina dopo bisognava alzarsi, come ho detto, il gallo canta presto, no? Con l'albero. Andiamo pure avanti. E questa è una veglia fatta nella stalla. Poi ne approfittavano anche per fare altri tipi di lavoro, per esempio nel Fiorentino c'erano quelle che facevano, sì, ce n'è uno, i cesti, oppure potevano fare le trecciaiole, che facevano, sì, tiravano la lana, eccetera, quindi facevano diverse cose. Questa è la cosa importante, che tutti quanti nella famiglia, soprattutto le donne, perché poi il cordone economico ce l'aveva loro, era quello di risparmiare al massimo su tutti i prodotti che dava il potere. Quindi non sciagliamo niente, conserviamo tutto, perché più risparmiamo e più prodotti possiamo vendere sul mercato. E questo, come vi ho detto prima, ha permesso a molte famiglie contadine, piano piano, di potersi acquistare il potere. Anche gli avanzi di cucina venivano riutilizzati. Allora, lì non ce l'ho scritto, ma molte volte si rimetteva il pane avanzato dalla fornata di 15 giorni prima dentro il forno, perché si diceva che il pane rinvenga, cioè diventava morbido e quindi si poteva rimangiare. Oppure poteva essere trasformato in panzanella, nella pappa al pomodoro, nella minestra di pane, nella bruschetta. Oppure si abbrustoliva e poi si strofinava con l'aglio e l'olio. Oppure l'app era quella di prendere pane con aglio, strofinarlo, buttarci sopra l'acqua del cavolo, poi olio, sale e pepe. Altre volte invece, quando si facevano fagioli, si faceva la zuppa d'ombrada, cioè si versava sul pane chiaramente un po' del brodo di cottura e alcune cucchiaiate con olio e pepe. Buona, Io ciao, sì, già, anche ottimo, sì. Sì, ma poi le cose si vedevano da dei pezzi, ci sono rimaste nell'occhio, magari si vanno a mangiare e non ci piacciono, però al tempo, come diceva la mia nonna, è di sorte fuori dell'occhio, era qualcosa di invidia, no? Sì, era. Però sempre sembrato strano il detto come cavolo a Cavolo Firenze, a praticamente Firenze. dice la nonna mangiava alle 5 di sera Certo, e appunto. tante volte si faceva questa minestra, ma perché c'era la mattina? Come giovane, Ma pensa, vai pure avanti, che tutto quanto si riutilizzava, no? Cioè, prendiamo l'osso del prosciutto della spalla, no? Con quello ci si faceva una bella zuppa. Poi ci si poteva mettere le dietole, ci si poteva mettere l'uovo, ce la voleva mettere, però comunque era una buona zuppa. E anche la farina di mais, che tutte le volte serviva per fare il pastone per gli animali, veniva poi invece utilizzata in inverno, soprattutto da noi, per fare dell'ottima polenta. E poi tutto era buono, perché si andava a giro e si trovava gli asparagi, si andava a giro e si trovavano le germoglie delle vitate, gli strigoli degli olivi, e quindi tutto serviva per fare delle frittate o delle salse. Con lo sfoglio, scusa, lo sfoglio delle pannocchie facciano materassi. Certo, sì, ma quello, ma quello parlavo di mangiare, però è vero, non si buttava via niente, perché quando si dice del maiale non si butta via niente, è vero, che addirittura per pulire i pettini e anche gli attrezzi della stalla si utilizzava il comino, cioè i peli del comino del maiale, quindi proprio del maiale non si butta via niente.
Carlo, io strigoli degli olivi non ho mai cosa sono? sentito, come non Sono i polloncini. Ah, polloncini. Ah, quelli non sono Sì, arrabbiati, sì, eh? E sì. sono come la Sì, mais. io però non mi mangiato, Perché perché sono lo amati. so, ma sa quanta roba amara c'è? Ah, sì. Poi, durante la mietitura, la massaia raccoglieva un po' di orzo, lo metteva in un sacchetto, questo sacchetto lo portava chiaramente su nel deposito, dopo averlo messo in sistemazione. E poi, ogni volta che faceva il pane, quindi di regola ogni 15 giorni, ne prendeva un po', lo tostava dentro il forno e con quello si faceva il caffè. Ne prendeva una parte e non solo, no? Qualcuno lo macinava così, c'era altri che invece avevano il tostaorzo, che era quello strumento fatto cilindretto che si metteva sul camino, oh dimmi che sul camino. Allora quanti ne fa? Sì. La cicoria è venuta solo in campo di guerra o veniva La usata cicoria anche c'era prima, si sì, è venuta un po' prima, negli anni 30. C'era, la faceva molto buona, sia l'orzo sia la cicoria, il crastà e la vettina a Pontedera, ma esiste sempre, quella fabbrica. Quindi lo utilizza l'Antonio al trastante di Pontedera. Allora, quindi poi lo macinava col solito macinino e con quello si faceva il surrogato del caffè. Durante l'inverno i ragazzi, come ho detto, usavano le tagliole per catturare gli uccellini e con l'aiuto poi dei più grandi addirittura facevano i lacci con i peli della coda di mucca. La fagna è una sostanza appiccicosa che ci vuole un po' di, cioè va preso i frutti del vischio, va seccato, va spremuto, poi diventa appiccicosa. Con quella si mette su certi posti dove si sa che vanno gli uccellini e loro poverini ci restano impagnati, si dice. In primavera invece cercavano le chiocciole. Ecco, le chiocciole, ci fanno le zuppe, cacciucchi, naturalmente la mediterra. Oltre alle lepre fagiane, presi da capoccia, i giovani potevano anche catturare, e lo vedevano perché tante volte andavano vicino all'orto, c'erano le impronte, eccetera, ricci e istrici. Quindi, dopo averli puliti dagli aculei, venivano messi sotto un doccio di una fonte perché, stando lì un po' di tempo, frollavano e nello stesso tempo perdevano il selvaggio. E a quel punto, dopo, li cuocevano alla cacciatora o li arrostivano allo stesso. Però normalmente li facevano alla cacciatora. Dolce forte, se però l'avevi. Sì. Il dolce forte è diventata un palliativo, siccome non esistevano frigoriferi. La selvaggina deve essere comunque frollata, prende un certo saporino e allora per non sentire il sapore si faceva il dolce forte, no? Quindi il dolce forte veniva utilizzato per il baccalà, per la lepre, per questi. Sì, quindi. E dove vicino al podere c'erano stagni o c'erano dei torrenti, i ragazzi avevano imparato a fare le cosiddette secche, no? Cioè deviavano il corso del torrente, lì ci veniva una specie di pozza dove l'acqua chiaramente spariva e i pesci restavano lì e li acchiappavano con le mani, no? Oppure lì, Una volta mi porto con la mazza, non era l'erba, con la mazza, l'ha rimbalzata sui sassi, poi ha detto che sì, non è partito, però ha sì. Infatti, oppure con le nasse, che sono quelle particolari ceste, Luca le chiama Bettivelle. le vettive. Quando c'era la frutta, si provvedeva a fare marmellate, confetture, che sì, naturalmente poi si consumavano per i tempi. E per le merende invernali, che ho già detto, venivano riposte sulle pernici, nel granaio. Poi la distinzione delle olive. Le olive più grosse, a parte che oggi c'è quel tipo particolare
si chiamano uova di piccione o spagnole, che sono grosse, quindi quelle si colgono verde e poi si mettevano sotto ragno, no? Quindi nel ragno assorbivano la soda caustica, quindi venivano incotte e poi conservate in salamoia dentro al grossi baratti. Bucato, finalmente siamo arrivati. Allora, per fare il bucato si utilizzava questo recipiente di terracotta grande, a forma di tronco di cono, in fondo c'era un foro particolare e come veniva fatto? Si chiamava conca. Veniva fatto in questo modo. Normalmente si mettevano in fondo dei tracci di vite o di olivo secchi. Poi sopra questo ci si metteva un telo impermeabile, cioè che non doveva far passare niente, scusa, permeabile, e sopra questo poi ci veniva stesa tutta la biancheria. Attenti, sopra la biancheria uno strato di 20 cm di cenere, che si era raccolta naturalmente dal focolare, si è acciata bene, perché ci restano sempre pezzetti di brace e carbone, e si versava poi continuamente l'acqua bollente, la quale, filtrando attraverso la cenere, si saturava dei sali di lascivia o lasciva, e attraversando la volanteria portava via lo sporco. Però questo doveva essere ripetuto tante volte, per cui, scusa, in fondo alla conca c'era l'apertura, si prendeva l'apertura, si metteva sul fuoco, si ributtava, e questo durava una bella La giornata. giornata. Io, siccome ho avuto la fortuna di vederlo fatto tante volte, perché c'erano poi l'attrezzatura a casa, i Certo. vecchi di muratura, dove bollivano l'acqua al paiotto, e ci buttavano, me lo ricordo bene, me ne chiamavano zucchinetto, Certo. per dargli Quello è per dare più bianco, la ma zucchina. quella era un'aggiunta. E poi La mettevano, attento bene, non nella prima, ma dopo nell'acqua che riusciva, che si faceva ribollire e poi ci si ributtava. buttava. E poi le foglie elevate Le foglie dell'alloro. dell'alloro, quello è per profumare. Quindi, terminata questa operazione, che duravano diverse ore, il bucato veniva risciacquato nell'acqua pulita e messo a asciugare o sui prati vicini alla casa, sperando che ci passasse qualche animale, oppure al solito su fili metallici tesi tra due pali, no? E come si scaldava, come si stirava? Beh, ci abbiamo tutti terretti. Io non ho fatto la fotografia ancora, bisogna Ci la sono due tipi di ferri, eh? fare. Sì. Ce l'ho Dentro, Sì, ma quello era troppo evoluto, vedi, era già del Novecento. Quelli che si usavano in campagna erano quelli che si mettevano sopra la brusta, cioè sulla brace, con tutto di ferro. Per prenderlo ci saliva la presina e poi si stirava. Sì, io c'ero in cantina, ma non l'ho fatta la fotografia. Ogni tanto ne bisogna Ho più farne. dovrà, ma ce l'aveva Lo anche lui. vedi? Allora, ora comincia a far venire la voglia a tutti. Sapete, quando siamo andati in montagna, c'era la gente che aveva tantissime cose della tradizione contadina, ma era diventato di moda vendere tutto perché era vecchiume. E io cominciai a fargli la lezione, perché era il tempo in cui si facevano le ricerche, Antonio, no? A livello nazionale, sull'evoluzione del costume, dei lavori, dei giocattoli, eccetera. Per cui andavo, dicevo, mi fate vedere, si fotografavano gli strumenti, eccetera, non vendevano più niente. Cominciavano, cioè, a apprezzare quello che avevano, no? Allora, poi col sego del maiale, mettendoci anche qualche altra sostanza, si faceva il sapone, quindi si poneva nel paiolo con l'acqua, col micio, che è la polvere di steatite, soda caustica, e poi anche qualche sostanza profumata, si faceva bollire, e al momento in cui poi era tutto bollito si turava il lavandino, il lavello,
con l'acquario e si buttava l'acqua lì, la mattina dopo chiaramente era solidificato. Quindi la massaia lo tagliava, poi lo metteva fuori a asciugare e quello era il sapone che durava oltre tutto l'anno. Per pulire le stoviglie invece si utilizzava tufo vulcanico fine che le rendeva più splendenti. Molte volte si usava anche la cosiddetta pulicina. No? Poi per la pulizia delle fiasche e delle bottiglie invece il sistema era quello di utilizzare la vetriola con della polvere di sasso o con della sabbia e acqua bollente. Si sciabolla e viene via tutte le imbrogliature. E per i recipienti e le pentole invece la famosa cetosella, no? Quelle di trifoglio che c'ha fiorellini a quattro petali rosa che si trovano in tutti i giardini, i prati, che era utile anche per togliere le macchie di luce. Poi per illuminare in cucina si aveva il lume a petrolio, o per noi che veniamo dalla tradizione locale. La stellina di Pomaia si utilizzava l'acetilene, ma l'acetilene si utilizzava anche in montagna, l'ho trovata. L'acetilene non è altro che un gas prodotto da una combinazione dell'acqua col carburo e quindi lì c'era la possibilità con una valvolina di dare più o meno ossigeno con l'acqua bollita e quindi veniva l'illuminazione. Non era molto forte però. Cioè, Ma aveva un pessimo odore. sì, è quello, il carburo puzza. Nelle altre stanze invece si usavano le candele oppure lumi a olio. Attenti bene, ve l'ho già spiegato la volta scorsa, il cosiddetto olio di inferno, che era il residuo della lavorazione delle olive che veniva raccolto sull'acqua, no? Di scarico della lavorazione e quindi quello veniva utilizzato proprio per illuminare. L'acqua veniva portata in casa con le mezzine, se ne ricordate, crocche di rame di varie misure. Il riscaldamento, ve l'ho già detto, era limitato a due stanze più importanti, che erano la stalla e la cucina. Dopo cena, le donne d'inverno preparavano gli scaldini, mettendovi con la paletta la brace del camino ricoperta con la cenere per due motivi. Uno, perché non dovevano bruciare le zoccole. Secondo, è perché si consumasse meno. C'è un bellissimo brano di Orazio, no? No, delle Metamorfosi, dove si parla appunto della nonna che prima di andare a letto mette la cenere sopra ai carboni perché la mattina dopo sarebbe stato ancora fuoco da riaccendere, no? E questo è anche un sistema praticamente che è giunto fino a giorni nostri. Lo scaldino di regola era in terracotta, ci sono anche quelli metallici, ma sono più moderni, con un manico a ponte, veniva agganciato al prete, che aveva l'intelaio puro ovale, o al tramezzolo con l'intelaio tonda, o viceversa, dipende dalle zone. La mia nonna chiamava il prete del fondo. Sì, infatti da noi sì, questa zona si usava così. Questa è la definizione in generale su tutta la Toscana. C'erano poi anche scaldini maschi e scaldini femmine. Lo scaldino maschio era quello più stretto, alto, e quello più largo che si chiamava normalmente gegia nella nostra zona. Alle pareti della camera era attaccata l'acquasantiera. Noi abbiamo trovato tre o quattro belline stupende, piccole, e sopra la testa del letto un crocifisso o una maestà con un rametto di olivo benedetto. I letti avevano le testate in legno interno, nella camera c'era poco, c'era un piccolo armadio, due comodini, una cassapanca e un comodo. La massaia, come tutte le donne di campagna, era molto attaccata, legata alla benedizione pasquale della casa.
con l'aiuto delle figlie di Eleonore, puliva tutte le stanze, cambiava tutte le lenzuole, faceva le cosiddette pulizie e aspettava il prete. E quando arrivava il prete, insisteva e diceva: "Beh, fa tutte le stanze, anche le stalle", quindi continuò la strada, veniva benedetto. E dopo avergli dato un bicchierino di vin santo, quando andava via, gli dava una dozzina d'oro. No, ma sì, una dozzina d'oro. Ecco, questa era la lezione di stasera. Forse per i codici si fa per fare una battuta, ma l'ho visto, non li potevo fare. Casa dei miei nonni, che erano persone dell'Ottocento, sia per me che per te, nei comodini c'era il famoso Vitale, che era di terracotta addirittura, prima e benissimo, con i riferi. Oh, ma guarda, non ti Non ti meravigliare, noi siamo capisco andati di coccia, eccetera. con l'Antonia, siamo andati ospiti una volta, perché c'era la laurea di una nostra amica, giù a, come si chiama quella fattoria? Continua, ci Dal Conte Scorreri, vuole come si chiama? Per lo stradone, per la strada di Vanda, via. Fondo, no, via della Torre lì. Sì, via della Torre, non so come si chiama l'azienda, però ci ha fatto un ristorante. Bene, allora questa donna, la mamma del conte, mia sorella, se vi voglio far vedere una cosa eccezionale, insomma, ci portò queste camere che erano rimaste, camere dell'Ottocento. Se guardate qui, e ci aprì con nonchalance questa opulina dove c'era questo grande sale. Cioè, io ho lasciato tutto com'era. Io capisco perché. Sì, quello era il vasone. Ah no, 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 quello però è di moda all'inizio del Novecento. Infatti, in tutte le camere del Novecento, si va a vedere, noi abbiamo ereditato la mia nonna. C'era sempre il lavamano, si chiamava, che era bello. In Lucchesia i miei nonni avevano il metapo, quella Quello è sempre castagna. e Quando faremo la lavorazione del è castagno, allora te lo spiegherò. Comunque, visto che l'hai detto, è una cosa interessante. Cioè, mentre nei poteri spazi, quelli che noi abbiamo analizzato, cioè la mezzadria, c'era tutto quello di cui abbiamo parlato la volta scorsa, cioè tutte le attrezzature attinenti a questa realtà economica, e quindi la stalla, la cantina, il granaio, l'abitazione, di fronte poi c'era la concimaia, tutti i servizi, il fienile. In montagna quasi tutte le case non erano sparse, ma avevano fatto l'agglomerato del piccolo borgo. E per lavorare il castagno si potevano avere i metalli che erano queste costruzioni particolari, sia all'interno del paese, ma soprattutto all'interno delle selve, no? Loro le chiamano, le selve delle cose. Il metallo è una costruzione stupenda, perché è una piccola costruzione a due piani, davanti alla quale normalmente c'è una specie di ingresso in cui ci vengono lasciati i ricci dell'anno precedente che poi vengono bruciati, e questa casa ha due piani divisi dai graticci di legno. Sotto ci si fa il fuoco e sopra ci si mette le facciate, che durano settimane intere. Perché devono perdere completamente tutto il lumido e diventa castagno secco. Poi c'è la vassoia o vassoia o una specie di strumento attraverso il quale le castagne si buttano su per aria, c'è la ventilazione, si perde tutto il guscio, la pecchia, e poi vengono lavorate per farci la farina dolce, no? Non si chiama farina dolce, ma ora chiama farina di neccio. Il neccio non è altro che il nostro micdeccio fatto con la farina dolce. Va bene. Grazie a voi. Oh,
La massaia era la massaia. Ciao Giulia.